Ciao, in questo video vi mostro come preparare in casa una crema idratante per il viso alla rosa. Infatti, 2-3 giorni fa ho pubblicato su Instagram, Twitter e Facebook la foto dell'acqua di rosa, dell'idrolato di rosa che mi era arrivato da Aromazona, mi era proprio appena arrivato e in tante insomma mi avete detto che vi faceva piacere vedere un tutorial su come realizzare una crema per il viso alla rosa, quindi mi ci sono messa subito perché comunque avevo anche bisogno di prepararmi questa crema. E quindi eccola qua, ho deciso appunto di registrare subito il video e di caricarlo. Mi dispiace perché non ho caricato molti video in questo periodo perché come probabilmente starete sentendo anche adesso sono molto raffreddata, insomma ho avuto un po' di influenza e mi sto riprendendo piano piano. E quindi insomma oggi mi sento comunque un po' meglio rispetto agli altri giorni, ho già comunque ricominciato a lavorare, quindi insomma io sono a pieno regime, però in realtà non sono ancora in forma al 100%. Comunque sono qui e volevo veramente tanto farvi questo tutorial perché la crema per il viso che ho preparato a me piace molto, è leggera, secondo me è una crema che va bene in primavera e in estate. Io ho preparato questa crema per chi ha una pelle normale che tende ad essere mista, normale o mista quindi. Nell'info box sotto il video vi metto le quantità di oli e burri da modificare in base al vostro tipo di pelle, quindi se avete la pelle secca o la pelle grassa. Nell'info box trovate tutte le sostituzioni e tutti i vari, le varie quantità, le varie dosi, insomma. Io adesso vi lascio al tutorial, spero tanto che questo tutorial vi piacerà, fatemi sapere che cosa ne pensate e se vi fa piacere cliccate il mi piace e iscrivetevi al mio canale. Tra l'altro vi aspetto anche sui miei social, Instagram, Facebook e Twitter, perché ogni tanto faccio, questo è il mio telefono, perché ogni tanto ho deciso di fare qualche concorso, qualche giveaway, regalarvi qualcosina insomma, e quindi potete partecipare se mi seguite sui social. Io vi lascio al tutorial, vi mando un bacione e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Per prima cosa vado a mettere in un pentolino l'idrolato di rose o acqua di rose che potete sostituire con l'acqua distillata oppure un altro idrolato. A questo aggiungo il burro di karité che va a nutrire ed ammorbidire la pelle. E l'olio, io ho scelto quello di albicocca, ma potete sostituirlo con un altro olio tra quelli che ho indicato all'inizio del tutorial. Infine aggiungo l'olive 1000 che è l'autoemulsionante di questo prodotto. Metto il tutto a bagnomaria per qualche minuto per far sciogliere il burro di karité e l'olive 1000. Ricordate di mescolare di tanto in tanto per far sì che gli ingredienti che si devono sciogliere si sciolgano più velocemente. Come potete vedere, ora si è sciolto tutto. Vado a togliere il pentolino da bagnomaria. Io per comodità vado a trasferire tutto il composto in un altro contenitore, però potete tranquillamente utilizzare quello precedente, quello che avete messo a bagnomaria. Vado a frullare con il mini pimer per 2 minuti. Poi vado a mettere il tutto in un bagnomaria freddo, quindi un recipiente come questo con dell'acqua fredda, e trasferisco il contenitore in questo bagnomaria freddo e continuo a frullare con il mini pimer per altri 2 minuti. Smetto di frullare quando appunto otterremo un composto come questo, denso e cremoso. Potremmo dire che la nostra crema è già pronta. Adesso possiamo andare ad aggiungere tutti gli altri ingredienti. Aggiungo la vitamina E tocoferolo che ha proprietà idratanti e antietà. Se non ce l'avete potete evitare di metterla oppure potete sostituirla con la provitamina B5 o con l'allantoina. Aggiungo poi l'olio essenziale di rosa oppure di lavanda.
Se non li avete, potete utilizzare un'altra fragranza naturale oppure l'olio essenziale che utilizzate solitamente quando preparate la crema per il viso. Infine aggiungo il conservante Coast Guard, che ci permetterà di conservare il prodotto fino a 5-6 mesi a temperatura ambiente. L'ultimo passaggio è molto importante, è questo, quindi misurare il pH con le cartine al tornasole che trovate in farmacia, che deve essere compreso tra 4.5 e 5.5. Trasferisco poi il tutto nel contenitore finale, eccolo qui, e la nostra crema per il viso alla rosa è pronta per essere utilizzata. Io spero tanto che questo tutorial vi sia piaciuto e che vi piacerà questa crema. Fatemi sapere che cosa ne pensate e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, un bacione!